Ciao ragazze, ciao ragazzi, vi avevo detto che il prossimo video non sarebbe stato un video haul e questo è un video haul, ma perché sto per partire ragazzi, dopodomani, oh mio Dio, è già arrivato, non ci posso credere questo giorno, dopodomani sto per partire per il mio prossimo viaggio, non voglio spoilerarvi troppo anche se penso di avervi raccontato tipo un sacco di tempo fa di che tipo di viaggio si tratta, perché è un viaggio che purtroppo sto rimandando da gennaio 2020, una cosa del genere, poi è scoppiata la pandemia e ovviamente ho dovuto rimandare, rimandare, rimandare e finalmente dopodomani parto. Come sapete è una meta molto fredda e quindi ho dovuto acquistare, cioè come sapete perché ve l'ho anticipato e molti di voi hanno già capito anche che cosa andiamo a cercare, ma insomma altro non vi spoilo perché tanto ormai nei commenti qua saprete già tutto, però non sapete esattamente il paese in cui vado, però almeno questa lasciatemela, ve lo faccio sapere proprio all'ultimo, sveliamo la sorpresa per chi ancora non lo saprà. Però ragazzi, appunto è un posto molto freddo, non penso di aver mai sperimentato un posto così freddo nella mia vita, no, anzi sicuramente no. Quindi ho dovuto fare un sacco di shopping, ho dovuto comprare un sacco di roba per attrezzarmi per queste temperature. Ovviamente io ho sempre un po' la scusa per fare shopping, cioè devo fare un viaggio, shopping, qualsiasi cosa, è San Valentino, shopping. E quindi ho fatto appunto diversi acquistini, tra cui, però questo ve lo faccio vedere alla fine, che è l'acquisto più gigante di tutto il mega haul di oggi, anche la scatola all'interno gigantesca. Sono andata da Prada in Galleria Vittorio Emanuele in Duomo a Milano. Sono andata da Prada e appunto ho preso questa cosa che volevo prendere, che tra l'altro dovevo assolutamente provare perché dal sito non mi fidavo. E tra l'altro ho scoperto che quella, probabilmente lo saprete già tutti, ma io tipo non lo sapevo, ho scoperto che quella in Galleria Vittorio Emanuele è la prima boutique Prada, quindi la più importante, la boutique originale, quindi sono stata anche molto contenta di aver fatto shopping lì, ma ho anche altre cosine da farvi vedere. Appunto, volevo però iniziare facendo una piccola parentesi perché mi sono arrivati altri prodottini Ava and May che io adoro come sapete e mi sono arrivati sia dei backup per quanto riguarda la linea skincare. Qui c'è il body butter e poi il body scrub, sto già utilizzando entrambi, quindi sono molto contenta di avere due extra per quando ho finito gli altri. Poi mi sono arrivati due backup anche del nuovo shower gel, che questo è del Body Milk, hanno un profumo fantastico, ma già li abbiamo visti nell'altro video. E poi anche una nuova candela, questa l'ho adorata, l'ho già finita, quindi sono molto felice che me ne sia arrivata un'altra. E non so se onestamente questo è più disponibile sul sito, ma ne trovate di tutti i tipi, però volevo fare questa piccola intro perché nell'altro video in cui vi ho parlato dei prodotti Ava e May mi sa che ho sbagliato il codice sconto, quindi ci tengo a lasciarvelo nuovamente perché in molti mi avete scritto Nicole ma non funziona, poi funzionava, insomma, quindi vi lascio nuovamente qui in sovraimpressione il codice sconto per i prodotti Ava e May, che come sapete hanno le candele più profumate al mondo e la particolarità è per cui io ho deciso di lavorare con questo brand, che è un brand molto molto serio, e che gli ingredienti delle loro candele e di tutti i profumatori sono sempre 100% naturali, non ci sono schifezze, non c'è alcol, quindi sono sicure da utilizzare sia per noi che per i nostri animali o per chi ha bambini piccoli, ancora più importante. Quindi appunto vi lascio il codice sconto qua e ve lo lascio anche giù nel box informazioni. Ma arriviamo ragazzi, che posso dirvi la verità? Ultimamente devo fare un'altra parentesi, perché mi sembra giusto, non voglio dilungarmi troppo, però lo so che sto facendo molti meno video su YouTube, volevo parlarvene in un vlog, alla fine sto filmando un video shopping prima, quindi ve ne parlo qua. È successo, ragazzi, che YouTube, allora, un po' io dopo aver fatto i primi due lockdown lavorando sempre costantemente mentre gli altri un po' si rilassavano, io invece ho sempre lavorato, ho fatto un sacco di contenuti, diciamo che ultimamente mi sono presa veramente un po' di tempo per me stessa, per i miei amici, per stare anche con i miei gatti, cioè per non, so che è strano da dire per chi fa l'influencer, ma il lavoro è una costante, non si smette mai, quindi se appunto non ho caricato tanti contenuti su YouTube, perché in realtà
realtà su Instagram, su TikTok sono molto attiva, però per quanto riguarda YouTube, che è il lato più, diciamo, che mi prende più tempo, perché filmare un video, montarlo è tanto 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 tempo, mi sono preso un po' di tempo per me stessa. Ma c'è anche un altro discorso per quanto riguarda YouTube: la cosa che sta succedendo è che molti di voi mi scrivono magari su Instagram dicendo: beh, Nicole, ma questo non l'hai detto, non hai parlato di questo, eccetera. Invece sono tutte cose che io ho menzionato nei miei video di YouTube, quindi praticamente nei mesi mi sto rendendo conto che molti di voi non vedono i video YouTube che carico e mi chiedete cose che in realtà ho menzionato nei video YouTube. Questo cosa significa? Significa che molti di voi non vedono, nonostante siano iscritti, non vedono più i miei video nella home page di YouTube. È un problema comune a tutti i creator, non voglio entrare nel merito perché nemmeno io so benissimo, però appunto, visto che la situazione è così, o almeno per il momento è così, preferisco concentrarmi su Instagram, per esempio, dove un mio reel fa 5 volte le visualizzazioni che fa qui su YouTube, perché in qualche modo YouTube nasconde i contenuti agli iscritti, quindi è un po' così, ragazzi. Quindi andate a, attivate la campanella qua su YouTube se ancora non l'avete fatto, e andatevi proprio a cercare i video sul mio canale, perché purtroppo molto spesso non vi compaiono nella home, e questa è una cosa che ormai abbiamo appurato. Quindi per questi due motivi, diciamo, un pochino mi sono allontanata da YouTube, però volevo arrivare a questo inizialmente. Adesso ho filmato tipo qualche TikTok, qualche reel prima di iniziare a filmare questo video per YouTube, e vi posso dire che YouTube rimane la cosa che a me più piace fare, perché negli altri reel, negli altri contenuti, quindi appunto che devono essere più brevi per le altre piattaforme, Instagram, TikTok, devo fare tutto in velocità, perché il massimo su TikTok sono 3 minuti e su Instagram è 1 minuto, e io non ho il dono della sintesi, cioè io ho bisogno di parlare a ruota libera per un sacco di tempo, e quindi gli altri social, anche se mi piacciono i reel e TikTok, è difficile, perché io sono abituata qua su YouTube, sono 12 anni che io praticamente vi porto questi miei stream of consciousness e parlo a ruota libera, e so che a voi piace, quindi insomma questo continua ad essere il mio format preferito, perché appunto io parlo, già non so questo video quanto sta andando avanti, io potrei parlare per ore tipo senza arrivare al dunque. Comunque, dopo questa parentesi, perché mi sembra veramente doveroso darvi delle spiegazioni, perché ho sempre fatto video dal lunedì al venerdì e poi tutto ad un tratto, insomma, sono sparita, no, però ne ho caricati molti molti di meno, però sì, è dovuto a questo, ma sì, questo era, basta adesso. Concentriamoci, Nicole, ce la puoi fare, e passiamo alle cosine che ho acquistato per questo viaggio, che ragazzi non aspettatevi di vedere tutto lusso, perché ho dovuto prendere cose calde, cioè, e mi sono fatta consigliare da miei amici che sono già stati nel posto esatto, cioè non nell'esattissimo posto, però cioè nella zona dove sto per andare, quindi appunto ho preso tutte cose che mi hanno detto loro, anche se poi nel resort in cui vado loro stessi ti forniscono cioè robe di abbigliamento, ecco, perché senza spoilerare troppo, ma ovviamente anche loro poi hanno il necessario. Ho preso queste 2 paia di calze al ginocchio, non penso di avervi mai fatto vedere calze, le ho prese su Odlo, se non sbaglio, che mi hanno detto un sito ottimo, e sì, sono calze termiche ovviamente, perché appunto le temperature che andrò ad affrontare sono impensabili, e sì, sono tipo quelle per sciare, arrivano fino sotto al ginocchio. Poi guanti che non saranno fighissimi, ma sono super super caldi e hanno anche il touch per poter utilizzare il cellulare, appunto non sono strafighi, ma tengono molto molto caldo, sono tecnici, ok? Io ovviamente non me ne intendo, mi sono fatta consigliare tutto. Poi ho preso questo si chiama intimo termico, ed ho preso sia la maglia, appunto sempre di questo brand,
quello qui che si chiama Odlo. Ed ho preso la taglia L, che onestamente probabilmente è troppo grande, però non ero sicura sulle taglie. E, però appunto penso sempre che sia meglio un pochino più grande e più lunga, piuttosto che un pochino più piccola e più corta, perché io sono molto alta ed ho sempre il problema di avere le maniche corte e anche il busto corto, quindi poi mi ritrovo ad avere tipo la pancia e la schiena scoperte, che a meno 20 non è esattamente la cosa ideale. E quindi sì, questa è semplicissima, appunto è una maglia che va messa sotto a tutto quanto per mantenere il calore all'interno, mi piace perché è felpata, è veramente molto calda. E stessa cosa ho preso anche la parte sotto, insomma i pantaloni, anche questi sono felpati all'interno e super super caldi, quindi spero veramente di non morire di ipotermia. Ecco svelata una delle mie ricerche su Google, se avete visto il mio reel, è perché sto guardando quanto ci mette uno a morire di ipotermia. Ecco per questo, perché sto per andare veramente in temperature assurde. Allora, vi ho chiesto su Instagram di aiutarmi a scegliere le cosine per questo viaggio, quindi ho seguito i vostri consigli ed ho preso le cose che mi avete consigliato voi. In realtà un paio di cose che vi ho chiesto, questa o quella, alla fine, visto che la percentuale di piacimento, come si dice, di uno e dell'altro era più o meno uguale, li ho presi tutti e due, ok? Quindi questi su ASOS ho preso, allora, uno primo pile, questo è tipo verdolino, ma in videocamera sembra bianco, non ho ben capito questa magia strana, però sì, è di North Face, che mi hanno detto è un ottimo marchio, insomma, per capi caldi. Questo è il retro, e sì, è un pile semplicissimo, ma questo è piuttosto corto, però vabbè, sarò abbastanza imbacuccata, penso. Poi, altro pile, ho preso questo, che è un pochino più, se confrontiamo il colore, questo un pochino più scuro è verdolino, questo un pochino più parecchio più chiaro è azzurrino, e ovviamente sono rimasta tutta in armocromia, cioè tutto in palette rigorosamente. Molti di voi mi chiedono che stagione armocromatica sono, e nei commenti spesso vedo che cercate di indovinare. Io sono una summer light, non ho mai fatto il test, comunque l'analisi dell'armocromia, ma mi conosco molto bene, e per quanto riguarda il make up, come sapete, sono un'autodidatta ed ho sempre saputo selezionare il mio sottotono eccetera, quindi so di essere una summer light, anche se ho intenzione comunque di fare l'analisi armocromatica prossimamente, farci un video, perché è una cosa che comunque mi interessa molto, anche parlarne con voi, magari con un'esperta proprio di armocromia. Se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. E poi appunto ho preso quest'altro pile molto molto carino, secondo me, come colore, ha questa fascia con questa fantasia, e questo è del brand Berghaus, che non conosco, sarà austriaco tedesco dal nome, comunque sì, molto molto bello. Unica cosa, questo lo vedo un pochino più spesso, questo un pochino più sottile, però se qualcuno di voi è stato nei posti, avete capito più o meno dove sto andando, fatemi sapere se basta come spessore questo con la maglia termica sotto, lo spero, però sì, mi piaceva un sacco questo colore, quindi sì. Questo, se ricordo bene, vi era piaciuto molto nel sondaggio che avevo fatto su Instagram. Ho preso anche quest'altro pile, tutti i pile, vi sto facendo vedere, fucsia, magari, cioè, non lo so, i miei amici mi hanno consigliato di prendere un sacco di pile e io così ho fatto, però questo è veramente molto molto sottile, il marchio è Champion, però secondo me è un pochino troppo sottile, ma ho preso anche delle altre magliette della salute da stratificare tra l'intimo termico e il pile, quindi io spero veramente, ma si può mischiare tessuto sintetico con tessuto naturale? Cioè io posso indossare intimo termico e pile, che sono ovviamente sintetici, e in mezzo metterci una maglia 100% lana?
È fattibile o me lo sconsigliate? Perché non ne sono tanto certa. Comunque sì, questo pile mi piaceva un sacco, ovviamente per il colore, sempre in palette, e anche se il fucsia è un pochino troppo acceso per me, però adesso che ho l'autoabbronzante me lo vedo bene. Se ho la mia carnagione normale, perché sono abbronzata, vi ricordo adesso, se ho la mia carnagione normale che è molto più chiara, non mi sta per niente bene, mi sbatte tantissimo, però quindi sì, questi colori più accesi li indosso solo quando sono abbronzata o autoabbronzante, eccetera. Però sì, mi è piaciuto un sacco, spero che non sia troppo leggerino e dà la fascetta nera con la scritta Champion sulle maniche. E anche questo mi era piaciuto molto ed ho preso un altro pile della North Face ed è appunto di questo rosa molto più chiaro, molto più pastelloso, tipo dello stesso colore della maglia che ho. E anche questo, no, questo è tipo medio come, secondo me, come spessore. Ovviamente sono molto molto caldi, ma spero che lo siano abbastanza. Però devo dire, The North Face ha un sacco di pile carini di colori bellissimi. E poi, ultimo pile, penso che avrei dovuto prenderli tutti così, però vedendoli online era difficile. Anche questo mi era piaciuto un sacco nel sondaggio. Ho preso questo di, ah, sempre il marchio di prima, Berghaus, ma questo è veramente, è cortino, devo dire, ma questo è veramente tanto tanto spesso, cioè questo è un super super pile grossissimo, caldissimo. E ragazzi, vogliamo parlare del colore, cioè è troppo bello questo colore. Ha anche l'elastico qua in fondo, perché ho pensato almeno è corto, però almeno posso legarlo così non mi entra tipo l'aria gelida, non lo so. Mi sto già immaginando queste temperature glaciali, io nel bel mezzo della neve, cioè veramente che muoio di ipotermia, non lo so, spero di resistere, perché io non sono una esattamente adatta a viaggi tanto estremi, l'avrete capito, sono molto per la comodità. E però sì, questo mi piaceva un sacco, il colore, e poi quando è arrivato ho fatto i salti di gioia, perché mi sono resa conto che almeno uno, spesso e caldo, l'ho preso. E poi appunto, niente di figo, ma ho preso queste due magliette della salute, tipo, che non sono proprio magliette della salute, ma io le ho prese per questo, che sono fatte 100% in lana e le ho prese appunto per stratificare, ma fatemi sapere se mi consigliate di alternare tessuto sintetico a naturale, poi sintetico di nuovo, oppure no. Voi che siete esperti, consigliatemi. Poi arriviamo, oh mio Dio, ragazzi. Allora, ho fatto il sondaggio e vi ho chiesto, ragazzi, i Moon Boot è meglio che io li prenda corti, perché c'è la versione che arriva alla caviglia e poi c'è l'altra versione che arriva al polpaccio. Ragazzi, mi avete consigliato praticamente tutti di prendere quelli alti e erano sold out. Ovunque ho preso Zalando Prime, come si chiama Zalando? Boh, vabbè, la versione Prime di Zalando solo per farmi arrivare questi alti in tempo. Ma quando in così tanti mi consigliate una cosa piuttosto che un'altra, avete sempre ragione, quindi dovevo assolutamente prendere questi. E li ho presi neri, semplici, semplici, anche se mi sono innamorata di quelli rosa, ragazzi. Cioè, quelli rosa chiaro sono troppo belli, però alla fine mi sono decisa per questi perché ho preso pantaloni neri che devono arrivare questa sera. Li ho presi del marchio Rossignol, che mi hanno detto un ottimo marchio. Sono proprio pantaloni da sci, attillati da mettere all'interno dei Moon Boot. E li ho presi anche quelli neri. Quindi, visto che il lato sopra, lato giubbotto e top sarà sempre molto colorato, ho voluto prendere almeno pantaloni e Moon Boot neri, che alla fine vanno sempre bene con tutto, ecco, quindi quelli rosa sarebbero stati un pochino più difficili da abbinare e quindi sì, ho voluto prendere questi che appunto, cioè, erano sold out ovunque nella mia taglia. Poi avevo anche il dubbio un po' sulla taglia, ma ho letto che vestono un pochino grandi e ho preso la 39-41, io ho il 40 e mi stanno perfetti.
anzi un pochino, sono grandi, ma è ottimo perché quando metto le calze, quelle che avete visto prima, che sono molto molto spesse, appunto si aumenta di mezzo numero praticamente, quindi sono perfetti. Un po' li ho provati e stringono in realtà un pochino sul polpaccio, perché lo sapete, io odio i miei polpacci grossi, ma è così, non ci posso fare nulla, e quindi un pochino si stringono sul polpaccio. Però sono contenta di aver preso quelli alti, perché mi avete scritto che quelli bassi fanno entrare la neve, poi i piedi bagnati, quindi non era proprio il caso, e quindi sì, ho preso quelli proprio classici. Questa è la versione super super classica dei Moon Boot, la primissima praticamente, e sono appunto neri, semplici semplici semplici, però versione alta, che tra l'altro io i Moon Boot già li ho, però la versione più piccolina, più skinny. Però sono di un colore che mi sono pentita tantissimo di aver preso, perché sono tipo di un grigio dorato, non li ho neanche qui da farveli vedere, sono in cantina, sono tipo grigi, non saprei come definire, però appunto è un acquisto di cui mi sono pentita, li ho usati anche poco e sono in cantina, quindi non volevo utilizzare quelli, ma ho pensato se non mi arrivano in tempo questi almeno gli altri, però sono arrivati e sì, quindi... super super happy, mi vedo già stile palombaro che cado nella neve, vabbè. Poi arriviamo invece finalmente al mio mega gigantesco acquisto da Prada. Eccolo qua, la busta, l'avete vista? Sì, è veramente gigantesca, ragazzi. E poi io sono dovuta ritornare con l'aereo da Milano ad Amsterdam con questa roba enorme. Vabbè, spacchettiamo. Qui c'è il nastrino di Prada. Talmente pesante che non riesco neanche a toglierla dalla busta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa è la scatola, stavo per dire scatolina, ma questo è lo scatolone appunto di Prada. Qui c'è il logo e qui come sempre hanno questa, tipo questo elastico attorno alla scatola, sempre con il logo del brand in metallo. Andiamo finalmente a spacchettare, spacchettare. E sono molto molto contenta del mio acquisto, appunto l'avevo visto online ma non ero sicura sulla taglia, perché questi vestono tanto 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 oversize, e se avessi preso la taglia tipo la 42 italiana che uso di solito, avrei preso una cosa enorme, ragazzi, perché ho preso la taglia 38, 36 o 38, vabbè adesso vediamo. Ta-taran, ta-taran, ovviamente è una cosa correlata al viaggio. Ta-taran, ta-taran. Oh wow, molto carina questa cartina. Ta-taran, ta-taran. Eccolo qua. Ce la fate a vederlo? Ma che cos'è questa? Ah, questa è tipo la... non la dust bag, questo è il... come si chiama il... non mi viene, la busta praticamente per appendere il capo sull'appendino, insomma, sostanzialmente, o per viaggiare. E all'interno, eccolo qua, c'è il mio nuovo piumino, che anche questo rigorosamente in palette, naturalmente. Guardate che meraviglia e quanto è figo, è un piumino appunto super 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 caldo, e c'è anche il cappuccio, anche il cappuccio è imbottito di piuma d'oca, quindi è super caldo anche il cappuccio, ed è appunto, ha il cordoncino qua sotto per andare a stringerlo, lo provo così lo vedete. E la taglia, volevo dirvi, no qua non c'è scritta, adesso la trovo. Trovata, la taglia è una 38, ragazzi, io ho la 42, quindi assolutamente sono super oversize, se ne prendete uno deve essere di due misure più piccole, però sì, non è esattamente un capo che
si va ad acquistare adesso che sta arrivando la primavera, mi rendo conto, ma a me servivano cose molto calde. Okay, non si vedrà benissimo in videocamera, ma lo vedrete prossimamente nei contenuti di viaggio. Lo chiudo così lo vedete bene. In realtà avevo provato anche la 40, che già pensavo mi sarebbe stata tipo piccolissima, invece è gigantesca. E poi ho provato la 38 ed era molto più giusta, cioè la 40 era enorme. E sì, non so come farvelo vedere molto bene, ma questo è quanto. Poi appunto lo vedrete nei vari contenuti prossimamente, tra pochi giorni ormai, perché sto per partire. Però sì, che cosa ve ne sembra del colore? A me piace tantissimo. Fa troppo caldo per tenerlo addosso, però sì. Mi piaceva troppo e ho visto appunto che ne avevano uno in versione anche rosa, però sono contenta di averlo preso di questo colore perché altrimenti prendo sempre tutto rosa, quindi, e quindi sì, questo è proprio un baby blu bellissimo e sì, è il mio primo giubbotto di Prada di questo brand, ma so che sono ottimi. Hanno anche una linea sci che però era tutta tanto nera e quindi ho appunto, questo è della linea normale Prada, non della linea sportiva, ecco, ma mi è piaciuto subito tantissimo. Quindi sì ragazzi, ormai sono praticamente pronta per la partenza. Tutte le robe che avete visto, no, il piumino lo metterò su ovviamente quando viaggio, però tutto il resto deve starmi in valigia. Spero che vi sia piaciuto questo video diverso dal solito, con acquisti decisamente diversi dal solito, ma mi ha fatto tanto piacere stare un po' in compagnia vostra perché mi siete mancati tanto. Lo so che lo dico, poi magari sparisco di nuovo per un po', ma non vi dimentico mai e anzi mi sento anche in colpa quando non filmo tanto, quindi sappiatelo, ecco, e se non mi vedete tanto attiva qua su YouTube, ricordatevi che ci sono sempre su Instagram e su TikTok, quindi seguitemi anche lì. Trovate come al solito i link qua sotto nel box informazioni. Mia family, io vi mando un bacio gigantesco, spero che stiate bene in questo periodo che sta facendo preoccupare tutti. Io non menziono temi così seri e preoccupanti e tragici perché non, sicuramente non sono la persona più informata e più istruita sull'argomento. Ci sono moltissimi altri canali che forniscono informazioni in modo molto più professionale di quello che potrei mai fare io, ma io sono per la pace sempre e comunque. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio grandissimo. Siete pronti per il nostro abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao.